Allora, eccoci qua. Iniziamo. Se volete potete venire anche di qua. Allora, tanto non interrogo, faccio qualche domandina, ma... Allora, benvenute, benvenuti. Allora, l'incontro è come chi l'ha visto online l'anno scorso, cioè senza una traccia specifica, però l'occasione è magari risolvere qualche dubbio, chiarimenti e approfondimenti, eccetera, eccetera. Quindi, chi parte, chi ha qualche argomento, anche titoloni o... Ma questa proprio non l'ho capita, come era spiegata sul libro. Contabilità. Contabilità è la bestia nera ed è quella su cui si vince i concorsi. I concorsi si vincono su tre materie: contabilità, appalti e pubblico impiego, perché sono le materie trasversali che molti sottovalutano e che cambiano continuamente. Mentre un errore nella preparazione è prepararsi sulle materie specifiche, cioè se esce un concorso per profilo tecnico non studio la parte tecnica, o meglio la studio come gli altri, ma non ci sarà molta differenza fra i partecipanti, perché il concorso comunque è una competizione, una gara con gli altri dove la differenza la fanno le cose che si studiano. Quindi, contabilità, cosa? Bilancio. Allora, intanto ricordarsi sempre, sia allo scritto che all'orale, partire a un livello superiore rispetto alla domanda. Cioè, se la domanda è bilancio, non inizio a dire il bilancio, perché 3 minuti e ho finito. Mentre nei concorsi l'ideale e arrivare a 7-8 minuti, quando la commissione dice basta, mi ha rotto le scatole, non voglio insegnare. E allora, cosa c'è sopra il bilancio? Qual è la materia immediatamente sopra? Non posso andare troppo lontano perché sennò vado fuori tempo. Qual è? Di cosa fa parte? Di che categoria fa parte il bilancio? È un documento contabile, quindi potrei partire da quello, cioè elencare i documenti contabili. Oppure il bilancio è uno dei principali strumenti di cosa? Ma di che cosa? Come si chiama? Programmazione. Quindi la materia fondamentale è la programmazione. Allora io posso fare un'introduzione dicendo: gli enti locali operano secondo un principio di programmazione, ciclo di Deming, Plan, Do, Check, Act, eccetera, eccetera. La programmazione finanziaria è una delle tante programmazioni. E qui mi gioco subito un jolly. Da un lato ho la programmazione finanziaria e dall'altro che cosa ho? Abbastanza banale. Ricorda sempre nel diritto, se c'è un aggettivo vuol dire che c'è anche la cosa con l'aggettivo opposto. Programmazione finanziaria e programmazione non finanziaria, il PIAU. Quindi oggi la logica fondamentale della programmazione è quella finanziaria, cioè dei soldi, va negli strumenti di programmazione finanziaria. Tutto il resto dovrebbe andare nel PIAU, anche se in realtà non ha questa funzione ancora. La programmazione finanziaria da cosa parte? Qual è il primo atto della programmazione finanziaria? Negli enti locali, e poi magari guardiamo anche lo Stato. Qual è? Il mandato del sindaco riguarda tutte e due, perché riguarda la programmazione finanziaria e non finanziaria. Ora il sindaco di numeri ci capisce poco. Sì, nel senso, in base al suo il DUP, documento unico di programmazione. Il documento unico di programmazione è il principale strumento di programmazione finanziaria e anche strumento di programmazione non finanziaria. Infatti non si chiama DUPF, documento unico di programmazione finanziaria, ma è documento unico di programmazione, perché contiene le risorse nella sezione operativa e contiene anche gli obiettivi nella sezione strategica. Quindi dal DUP nascono il bilancio e nasce il PIAO. Questa è un po' la logica. Ehi, ciao! questa è la logica fondamentale. Quindi il bilancio è documento contabile che è, diciamo, lo sviluppo di questa programmazione, che però a monte ha una programmazione che non è comunale, perché il DUP si basa fondamentalmente sulle risorse che arrivano ai comuni da chi? Dallo Stato e dalle regioni, perché la programmazione degli enti locali è ancora fortemente legata allo Stato e alla regione. Il sistema degli enti locali è un sistema che prevede l'autonomia finanziaria sulla carta, ma il federalismo fiscale non è mai stato fatto, per cui io avrò il DEF, documento di finanza statale, e il DEF regionale, che stabiliscono le risorse che daranno agli enti locali, che poi ci fanno il DUP. Quindi la sequenza è questa. Quindi prima dell'estate si approva il DUP, per poi andare nella sessione di bilancio. La sessione di bilancio è quel periodo dell'anno, fra il 15 novembre e il 31 dicembre, in cui teoricamente si approva il bilancio degli enti locali. Teoricamente perché per gli enti locali, a differenza dello Stato e delle regioni, non esiste il vincolo del 31 dicembre, quindi si può andare e si va normalmente in esercizio provvisorio. Comunque il bilancio è il principale documento contabile di programmazione finanziaria, cioè programmazione vuol dire che io
stabilisco oggi quello che farò domani, a differenza della contabilità economico-patrimoniale, dove il bilancio è retrattivo, il bilancio delle aziende, il bilancio degli enti pubblici economici è un bilancio d'esercizio, cioè un bilancio che guarda al passato. Negli enti locali questo bilancio si chiama rendiconto o bilancio consuntivo. Quindi bilancio, se intendiamo il bilancio di previsione finanziaria, è principale documento contabile di programmazione dopo il DUP, che è il principale strumento non contabile di programmazione finanziaria e non finanziaria. Poi, nel diritto due cose, anzi tre cose. Quando viene fatta una domanda si deve dire cosa è, descrivere il bilancio, chi lo approva e come lo si approva. Chi, cosa e come sono le tre componenti fondamentali. Come sarebbe le procedure, chi la competenza, quindi chi è competente in materia di bilancio. Voglio la risposta da 8 e la risposta da 10. Consiglio comunale. È la risposta da 8. Quindi il Consiglio comunale è competente in via principale in materia di bilancio. Articolo? Gli articoli ogni tanto bisogna saperli a memoria. 42. Poi? Poi c'è anche la giunta. Poi c'è anche la giunta. E cosa fa la giunta? La giunta presenta, ha la competenza esclusiva nelle proposte di tutti gli strumenti finanziari, quindi non possono essere presentati da un consigliere. Un consigliere non può presentare la bozza di bilancio o lo schema di altri provvedimenti in materia finanziaria, questo è importante, ma fa solo la proposta? No, fa anche se non erro del tipo, cioè mai dire se non erro. Un'altra cosa importante all'orale, mai se non erro. Tanto se erro, erro. Se dico se non erro. Ricordatevi, i membri della commissione funziona così, generalmente non stanno a sentire, cioè il membro della commissione quando parte l'orale, 20, 30, 50 persone all'orale, gli suona sottofondo, poi pensa, ma che mangerò oggi a pranzo? Se io mi interrompo, dico se non erro, si svegliano, quindi voi dovete con un tono di voce anche se addormenti. Quindi la giunta che cosa fa in materia di bilancio? Cioè, una è famosa. Di urgenza fa... Intanto è l'unico provvedimento di competenza del Consiglio che può essere adottato dalla Giunta in via d'urgenza, perché tutte le altre competenze del Consiglio sono inderogabili, non possono essere adottate da altri organi, e questa è una prima novità. Però cosa può fare anche la Giunta? Ora sembra interroghi solo lei. Ora io chiedo agli altri. Lei ha fatto la domanda, dice cavoli voi. Le variazioni di bilancio non d'urgenza. Il testo unico degli enti locali prevede una serie di variazioni di competenza della giunta quando non modificano i capitoli, eccetera, eccetera, non modificano le missioni, i programmi. E poi chi altri fa variazioni di bilancio? I dirigenti. Quindi il TUEL è stato modificato prevedendo una serie di variazioni in analogia a quella che è la riforma della contabilità di Stato. Anche questo è un altro concetto importante, perché anche in materia di contabilità di Stato lì non c'è la giunta, ovviamente lì ci sono i ministeri che possono adottare alcune variazioni di bilancio direttamente senza ripassare dal Parlamento che approva la legge di bilancio. Parlando di questo aspetto, ecco, un'altra cosa che subito va detta per giocarsi i jolly. Allora, l'orale dovrebbe essere fatto così: io do la definizione, intanto la premessa, poi do la definizione di bilancio, poi cerco tutti i dettagli, articolo 42, inderogabili, giunta, dirigenti, poi mi devo giocare i jolly. I jolly sono le cose che la Commissione non si aspetta che uno dica. Tanto più basso è la categoria per cui concorro, B3, C1, D1, tanto più il jolly mi dà punti. A volte io prendo 3 punti semplicemente per aver detto questa parola. Vediamo un po' chi gli viene in mente sulla contabilità e sul bilancio. Corte dei conti. Com'è? Corte dei conti. Corte dei conti ci sta sempre bene, quella che fa paura, quella che mette ansia. Armonizzazione contabile. Quindi il sistema e di coordinamento. Come? Coordinamento, ma l'armonizzazione contabile è il concetto per il quale da 12 anni a questa parte le norme in materia di contabilità stanno assumendo un meccanismo di uniformità. Sì. Ed è un modo, è stata la morte del federalismo fiscale. Perché federalismo fiscale significa ogni comune fa quello che vuole. L'armonizzazione contabile significa non puoi nemmeno stabilire dove mettere le cifre nel bilancio, perché gli schemi di bilancio, gli schemi di PEC sono tutti uguali a livello nazionale. Quindi è la scusa con cui, diciamo, l'Europa ci ha introdotto questi meccanismi. Quindi bilancio, poi altre cose da dire. Quindi chi fa che cosa? Il Consiglio, ma abbiamo detto anche la Giunta in via d'urgenza e Giunta in via ordinaria e dirigente in via ordinaria. Poi cosa? Il bilancio è un documento contabile che contiene, come te lo immagini il bilancio? Come? Un
entrate e spese, diciamo, le due componenti fondamentali del bilancio degli enti locali, che è un bilancio a contabilità, qual è l'aggettivo? Finanziaria, quindi non economico patrimoniale. Finanziaria, quindi non ci sono costi e ricavi, ma ci sono entrate e spese, e si basa sul principio autorizzatorio. Quindi le entrate e le spese costituiscono le autorizzazioni che il consiglio dà a chi? Ai dirigenti. Mediate da chi? Cosa? Dal PEC. Quindi il bilancio è attuato nei comuni che hanno l'obbligo di approvare il PEC, dal PEC. E là, ciao! Aficionados, ho detto, se non vengono mi vendico. Venite anche più in qua, eh. Io sto qua perché c'ho la videocamera. Sì, mettiamo sugli scuri. Quindi, mediato dal PEC, con il quale vengono date le autorizzazioni ai dirigenti a spendere. Quindi il bilancio è un documento contabile con quale caratteristica? La caratteristica di essere atto politico. Quindi è l'atto con il quale la politica dà ai dirigenti, mediato dal PEC, le risorse per realizzare gli obiettivi. Il bilancio dà le risorse, il PEC dà le risorse e gli obiettivi insieme al PDO e al piano della performance. Quindi questa è un'altra componente nell'ottica di un'armonizzazione contabile, per cui le regole, diciamo, di redazione del bilancio ormai sono tutte definite nel decreto 118, questo da imparare ovviamente a memoria. Dopodiché abbiamo detto come si fa, e quindi mentalmente io devo ricordarmi, ok, l'ho detto tutto, ho detto chi, sì l'ho detto, ho detto sì, adesso come si approva il bilancio, quindi qual è la procedura? Abbiamo detto chi parte a fare la proposta. Buongiorno a voi. Allora, la giunta quando? Entro quando? O da quando? In realtà non c'è un entro quando, ma c'è un da quando. 30 giugno. No, giugno è breve. No, luglio ancora, sì. Lezione di diritto amministrativo? Sì. Si vede dalla faccia? No, col DEF. Eh? Il DEF. Col DEF inizia, ma insomma, la giunta è in vacanza in questo periodo. Sì, prima. Il DEF, prima. Ma anche perché... Dopo il DEF che cosa c'è? Dopo il DEF e il DUP. Il DUP non è l'ultimo atto prima del bilancio. Aggiornamento. La nota d'aggiornamento al DUP. Quindi la nota d'aggiornamento al DUP è il documento con il quale, ok, a luglio avevamo detto certe cose, ma che ce ne fregava, si stava già pensando all'ombrellone. Adesso invece andiamo sul serio, quindi a novembre facciamo la nota d'aggiornamento al DUP, perché a novembre cosa accade? Lo Stato fa la nota d'aggiornamento al DEF. Quindi lo Stato sa quali sono le risorse che ha, la regione sa quali sono le risorse che ha, fa la nota d'aggiornamento al DEF, quindi l'ente locale è sufficientemente certo, ancora non certissimo, sufficientemente certo delle risorse. Allora fa la nota d'aggiornamento al DUP, che è anche l'atto che lo stesso giorno costituisce la proposta di giunta, perché la nota d'aggiornamento al DUP la prepara la giunta, per la proposta di bilancio. 15 novembre inizia, gli enti che ce la fanno in realtà sono pochissimi, diciamo comunque dal 15 novembre al 31 dicembre. E entro il 31 dicembre si dovrebbe approvare il bilancio. Si dovrebbe perché? Perché ci sono tre momenti. Quello fisiologico, si approva il bilancio ed è tutto fatto. Poi c'è il momento fisiologico bis, cioè non approvo il bilancio entro il 31 dicembre perché posso non approvarlo. Quando succede che posso non approvare il bilancio il 31 dicembre? Fisiologicamente. Il ministero. Quando? Il ministero oppure? Il ministero... Non è detto che sia la finanziaria, spesso la legge finanziaria, una legge dello Stato. Quindi una legge dello Stato stabilisce un termine diverso, quindi deroga temporaneamente alla normativa sul bilancio, oppure più spesso il Ministero dell'Interno stabilisce con decreto lo spostamento del termine di operazione del bilancio, che quest'anno è il... luglio. 31 luglio, per cui siccome il PIAO va approvato entro 30 giorni, il PIAO si approverà entro il 30 di agosto. Quindi quest'anno siamo arrivati quasi... Salvaguardia rimane sempre. Però che cos'è la salvaguardia? O meglio l'assestamento? La verifica del bilancio rispetto... Quale bilancio? Bilancio di previsione. Il bilancio in corso. Quindi la salvaguardia rimane sempre. La farai sull'esercizio provvisorio. Quindi tu, se non hai approvato il bilancio, è perché non è che... Se non hai trovato
Certo. Te comunque fai la verifica della salvaguardia degli equilibri anche se non hai approvato il bilancio. Ora, nella maggior parte dei casi sono pochi gli enti che non approvano il bilancio, perché il sistema della proroga non viene data mai una sola proroga, anche se si sa che si arriverà quasi sempre a luglio. Cosa succede? Tirando il 31 agosto, il 31 dicembre, dopodiché il 50% degli enti approva il bilancio il 31 dicembre. Dopodiché gli enti che non ce l'hanno fatta, alcuni lo sanno che è un bluff, per cui il 31 dicembre non sarà mai, aspettano febbraio, marzo. Al 31 marzo c'è sempre il dubbio, per cui molti corrono e rimangono un 10%, poi un 8%, poi un 5%, poi vaffanculo. Se non approvo il bilancio il 31 luglio, cosa succede? Cosa si fa? Gestione provvisoria, diversa dall'esercizio provvisorio, perché l'esercizio provvisorio è fisiologico, l'unica differenza è che si impegna in dodicesimi tranne le spese inderogabili o non parcellizzabili, mentre per quanto riguarda la gestione provvisoria siamo quasi in predissesto, cioè io posso spendere solo le spese indispensabili o obbligatorie per legge, tutto il resto lo devo rimandare finché non approvo il bilancio. E contemporaneamente cosa succede? Perché la gestione provvisoria è, diciamo, rischiosa. Cosa potrebbe accadere? Interviene il Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Interno, se lo ricorda, o se c'ha voglia, se sei di un colore politico diverso, dipende da vari fattori, perché in realtà il testo unico dice che se non approvi il bilancio nei termini è causa di scioglimento del Consiglio, ma non è automatico. Scioglimento del Consiglio per mancata approvazione del bilancio non è automatico, per cui il Ministero telefona, scrive, ma con chi ti candidi la prossima volta? Ma insomma, inizia tutta una logica, non è soltanto gestionale, e poi potrebbe anche sciogliere il Consiglio per mancata approvazione del bilancio, magari se è il terzo anno di fila che non lo approvi o se insomma i conti sono veramente messi male. Quindi la domanda era il bilancio, insomma, abbiamo detto quasi tutto. E durante l'anno cosa può accadere a questo bilancio famoso? Un po' l'abbiamo detto. Le variazioni di bilancio sono poche, tante, nella prassi, perché anche questa è una cosa importante. Allora, spesso i punti nei concorsi si prendono dicendo le cose che non si leggono sui libri, perché la maggior parte degli studenti, giustamente, Maggiori, Simone, NLD, insomma, i vari manuali, trovano scritte alcune cose, ma un 30% delle cose non ci sono sui libri, che derivano dalla conoscenza della prassi amministrativa. Spesso chi scrive libri sono avvocati, rispettabilissimi, saluto gli avvocati, ma che non hanno mai visto, mai fatto un atto amministrativo, mai fatto un bilancio. Quindi, un comune di San Benedetto, in fondo all'anno, quante volte fa una variazione di bilancio? Una. Massimo 5 o più di 5? Normalmente, mediamente un comune italiano. Più di 5. Una. Massimo 5 o più di 5? Più di 5. Chi vota più di 5 alzi la mano, facciamo un po' di statistica, alzi la mano forse, abbia coraggio. Tutte le variazioni però. Variazioni di bilancio di consiglio, diciamo, o di giunta d'urgenza e poi ratificate dal consiglio. Fino a 5? Chi vota fino a 5? La maggior parte. Chi vota una sola? Ok. Questo è tipico, e attenzione perché nei quiz si tende a dare la risposta mediana, perché ci sembrano estreme le due, noi siamo conservatori, non sempre sono le risposte giuste, spesso lo sono, ma non sempre. Molto più di 5. La maggior parte degli enti ormai va sulle 15-20 variazioni di bilancio. Ormai perché? Perché ormai la programmazione è saltata. Cioè la programmazione funziona se tu approvi il bilancio entro il 31 dicembre, programmi per 12 mesi, dopodiché eccezionalmente, perché ti arriva il ministero che ti dà il finanziamento, PNRR, un altro finanziamento, tu fai la variazione di bilancio. Ma ormai è talmente saltato tutto, per cui se il bilancio lo approvi a luglio, cioè quando hai già impegnato il 70% delle somme, perché la maggior parte delle somme tu le impegni prima dell'estate. Quindi, cioè hai già impegnato tutto. Dopodiché, ogni volta, qual è il trucco che gli amministratori hanno scoperto? Se io programmo bene, poi non posso più prendere decisioni in base all'elettorato. Cioè, se mi arriva il cittadino che vuole fare una cosa, no, guarda, ho programmato bene. Voi ce lo vedete un politico che dice, no, guarda, non lo faccio, ho programmato bene, soprattutto a fine mandato. No, si fa la variazione di bilancio per mettere 2 lire da una parte, perché si possa fare la manifestazione, l'evento, l'iniziativa. Quindi alcune volte, diciamo, viene fatta apposta, nel senso, dico che la variazione di bilancio è il prezzo che devi pagare per favorire questo o quella, in termini politici, non in termini, diciamo, di corruttivi, anche perché poi non ti costa nulla. La variazione di bilancio non è che è soggetta a obblighi particolari, una volta che ti hai verificato che c'è l'equilibrio è indifferente, a differenza di un'altra cosa che invece... Cos'è quella cosa che, insomma, non è una delibera di consiglio come le altre? Quella gira un po' più le scatole se la approvo. La variazione di bilancio non la devo comunicare a nessuno, la pubblico come tutti gli altri, come il bilancio. Debito fuori bilancio. Il debito fuori bilancio. A chi lo devo segnalare?
alla Corte dei Conti che si incazza. Corte dei Conti tendenzialmente, quando vede dei rigori bilancio, a meno che non sia una sentenza esecutiva per la quale il cittadino è caduto dagli scogli e si è fatto male, ci può stare, veramente si arrabbia. Quindi variazione di bilancio in corso d'esercizio, e quindi la programmazione, come si conclude, diciamo, lo strumento di programmazione finanziaria, il bilancio, come si conclude? Perché il bilancio è il primo documento contabile di un sistema di programmazione. Abbiamo detto meglio il 31 dicembre, raramente il 31 dicembre, arriva durante l'anno, e poi quando finisco di parlare del bilancio 2022? Rendiconto. Ma quando finisco di parlarne del bilancio 2022? C'è un termine che è per forza quello. È uno dei principi contabili. Quanti sono i principi contabili? 18. Ok, quelli postulati sono 18. Uno di questi principi mi dice, insomma, non è che è un genio, l'annualità da Gregorio Magno in poi, Papa Gregorio in poi, annualità. Il bilancio parte il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre, anche se lo approva a maggio o a luglio. L'esercizio finanziario è il 1 gennaio 31 dicembre, quindi io non posso più lavorare sul bilancio al 31 dicembre, qualunque cosa accada. Quindi io non posso fare la variazione di bilancio a gennaio del bilancio passato, quindi le farò in corso di esercizio. Alcune variazioni addirittura non le posso fare dopo il 15 dicembre, dopo il 31 di novembre, il 30 di novembre, eccetera eccetera. Quindi comunque l'esercizio finanziario si chiude il 31, e poi c'è il rendiconto. Quindi il rendiconto non è altro che la fotografia di quello che ho fatto nell'esercizio precedente. Qual è la differenza fondamentale fra bilancio e rendiconto? Dovessimo riassumerla in pochi concetti, poi chiudiamo. A me è vero, a noi il rendiconto dice la verità, è come è andato veramente. Cioè, vogliamo ricordare dove lavori, così per le telecamere? No, ha cambiato. Il rendiconto è la fotografia, ma in che modalità è scritto? Vediamo un po' se... Questo lo sai tu. A differenza del bilancio. Bilancio esercizio, abbiamo detto, in che tipo di contabilità è scritto? Mentre il rendiconto? La relazione. Economico-patrimoniale. Il rendiconto è redatto secondo il principio di contabilità economico-patrimoniale. Allora, bellina questa domanda, vai. Dovete alzare la mano, via via che leggo le opzioni, eh? Non potete sentirle tutte. Facciamo una variazione sul tema. Quale tra i seguenti non rientra tra le parti in cui è formalmente strutturato un atto dell'ente locale? Ripeto la domanda. Quale fra i seguenti non rientra fra le parti in cui è formalmente strutturato un atto dell'ente locale? A. Il numero di protocollo. Nessuno lo vota. B. La proposta di deliberazione. C. Il preambolo. Oh, tutti D? La motivazione. B. Alzare la mano, bisogna alzare la mano. Che non. Lei dice era il protocollo. No, però diceva che non. Quale fra i seguenti non rientra tra le parti in cui è formalmente strutturato un atto dell'ente locale? La proposta. La proposta è una. C'è dibattito, c'è discussione. Lei dice la proposta. Il numero di protocollo c'è sempre. Il numero di protocollo c'è sempre. Il preambolo c'è? Allora iniziamo a togliere. La motivazione c'è. La motivazione non può essere. Il preambolo c'è sempre? In un atto dell'ente locale? Formalmente sì. Allora, la motivazione è un elemento essenziale dell'atto. Il preambolo è elemento formale dell'atto. Come è fatto un atto amministrativo? Intestazione. Ve lo immaginate, voi chiudete gli occhi sempre, ricordatevi sempre tecniche di memorizzazione. Bisogna visualizzare un oggetto. Più riuscite a visualizzare un oggetto, più facile studiare il diritto amministrativo. Quindi mi immagino un atto amministrativo. Qual è la prima parte dell'atto amministrativo? Intestazione. Intestazione. Quindi la carta è intestata con il logo tutto colorato, bellino, ufficio di... Poi, cosa abbiamo? Data e... Sì, a volte abbiamo degli elementi formali che possono essere dati dalla data e dal numero e l'oggetto. Vabbè, cioè l'oggetto che rappresenta. Magari, sì, l'ufficio fa parte dell'intestazione. Intestazione intendiamo l'ente e l'ufficio competente. Però il protocollo sta prima addirittura dell'oggetto risolto. Come? Il protocollo. Cioè sempre anche prima dell'oggetto. Sì. Allora, però vediamo, intestazione. Poi abbiamo detto, la prima parte del provvedimento amministrativo normalmente è il preambolo. Il preambolo che cosa rappresenta? Cos'è, se lo dovessimo descrivere? Mi descriva il preambolo, cosa ci scriverebbe? Considerazione. Presupposto, di fatto presupposto però potrebbe essere anche la motivazione. La motivazione, per definizione, sono gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali si adotta un provvedimento, quindi è un presupposto. È la narrativa di quello le che ha considerazioni? No,
visto che... Sono le, diciamo che sono gli elementi essenziali di un atto, qualunque sia il contenuto dell'atto. Il preambolo è: visto il decreto 267 del 2000, visto lo statuto dell'ente, visto... Quindi tutti gli elementi che, qualunque sia l'atto di competenza di quel dirigente, lui inserisce perché giustifica o la norma di riferimento principale o la norma che gli attribuisce il potere. Ad esempio la nomina del sindaco a responsabile del servizio o il testo unico degli enti locali sulle competenze del consiglio. Quindi normalmente intendiamo per preambolo questa parte di premessa che a volte si confonde con la motivazione, a volte non è facile, a volte viene omessa, ma che si ritiene sia un elemento formale dell'atto. È il copia e incolla. Quando si fa un atto si prende quello precedente, le parti che non si tolgono sono il preambolo. Poi dopo il preambolo abbiamo detto numero di protocollo, c'è o non c'è? Allora, qui parla di un atto dell'ente locale, probabilmente allude a un provvedimento dirigenziale, a un provvedimento amministrativo. Non è proprio corretto, perché il numero di protocollo non è detto che ci sia sempre, inteso come protocollo generale, mentre inteso come protocollo particolare c'è sempre, cioè gli atti amministrativi vengono sempre numerati. Perché sono invocibili. La delibera numero 27 del... è quel 27 è un protocollo particolare, cioè io non ho bisogno di riprotocollare con il protocollo esterno. Quindi attenzione, quando si parla di protocollo non intendiamo il PG, protocollo generale, basta che sia un numero identificativo che identifica quell'atto rispetto all'altro, questo c'è sempre. Effettivamente anche le circolari sono numerate, anche le circolari, però sono interne. Possono essere numerate o gli può essere attribuito un protocollo esterno. L'importante è che ci sia univocità, cioè io so sempre che tipo di atto di cui sto parlando. E poi abbiamo la proposta di deliberazione, che non è elemento dell'atto amministrativo, è un presupposto, può non esserci, ok? Può non esserci formalizzato. Parliamo della proposta di deliberazione. Che iter ha la proposta di deliberazione? Intanto chi la può fare? Chi è titolare del potere di proposta di deliberazione? Dirigente, responsabile di servizio, poi? Anche se nella prassi non succede mai, però teoricamente sono pagati per quello. La giunta, abbiamo detto, la delibera di consiglio, la delibera di bilancio la presenta la giunta, quindi la proposta deve venire dalla giunta. Poi chi è? Sono pagati per quello, pigliano anche un bel gettone. Consiglio. Chi è il consiglio? Il consiglio non esiste. I consiglieri, i singoli consiglieri. Quindi ciascun consigliere può proporre le delibere da sottoporre al consiglio o i singoli membri della giunta da proporre alla giunta. Quindi teoricamente il principale soggetto che può proporre delibere è il singolo consigliere, poi di fatto non lo è perché non conosce la materia, non saprebbe come scriverlo, chiede agli uffici, sì. Sono gli uffici che preparano la proposta di deliberazione. Una volta presentata la proposta, cosa accade a questa proposa? Qual è il passaggio successivo? Alla commissione. Allora, essere messa all'ordine del giorno, commissione, ok, parliamo della delibera di consiglio, quindi la proposta di deliberazione normalmente nei comuni in cui sono previste le commissioni, non tutti i comuni sono previste, o per le materie per le quali, ciao. No, più giù vai, pensavamo un tratto nuovo. Questa è selezione, noi dobbiamo fare selezione. Andato, però, ritardo di camminata, però... Mettetevi pure dove volete, non davanti alla videocamera. Ma vai, vieni. Quindi, proposta di deliberazione che va a essere presentata eventualmente in commissione e poi in consiglio, ma prima c'è uno step, non sempre, però nella maggior parte dei casi c'è. Preparazione di un documento istruttorio al fine di valutare se sono i fatti di... La parola istruttorio è fondamentale. Come si chiama l'esito di questi istruttori? Pareri? I pareri di regolarità tecnica e contabile. Le proposte di deliberazione sono soggette ai pareri obbligatori non vincolanti dei responsabili del servizio, cioè quello che è competente su quella materia, e del responsabile del servizio finanziario se ha effetti diretti o indiretti dal punto di vista finanziario. Non tutte le delibere, tranne qual è quella che non è soggetta a parere, per cui non c'è bisogno di chiedere. Quelle di indirizzo, quelle che sono mero atto di indirizzo, per cui non sono soggette a parere, possono andare direttamente in consiglio, possono nascere direttamente dal consiglio. La mozione oggi di San Benedetto per non far fare più i miei incontri qui al Molo sarà un atto di indirizzo di cui noi ce ne freghiamo, perché tanto non è soggetta, non ci possono sanzionare, non stiamo occupando, è solo pubblico, è area demaniale, solo la Marina Militare potrebbe farci sgomberare. Vai, altri argomenti? Io intanto cerco altri quesiti. Chi vuole lanciare dei temi, anche fuori dagli enti locali, diritto amministrativo, cose che non vi sono andate giù. Il principio di rotazione dell'articolo 49. Il
principio di rotazione. Allora, parliamo in generale del principio di rotazione, perché la pubblica amministrazione ha questo elemento fondamentale. In generale, noi esseri umani tendenzialmente siamo statici, cioè non ci piacciono le novità. Io stesso sono tornato qui dopo un anno nello stesso posto, mezz'ora prima, perché ora vi porterò alle 4, vedrete, datemi 2 o 3 anni e vi porto alle 4. Non ce la farai. Per cui principio, diciamo, uno dei principi delle organizzazioni pubbliche è la stabilità. Questo in generale è una finalità di ogni organizzazione, quella di reggere nel tempo e di consolidare delle procedure, delle prassi, tant'è che abbiamo una legge sul procedimento amministrativo che per definizione è statica. Cioè, la legge 241 mi dice cosa devo fare, non è che me la posso inventare volta per volta che cosa devo fare. Proprio perché la continuità, i processi, le procedure sono un elemento che caratterizza l'organizzazione. E tant'è che esistono anche dei modelli organizzativi internazionali per consolidare queste procedure. Come si chiamano? Quando un'organizzazione è seriamente organizzata, cosa fa? Fa un passaggio. Non pensate agli enti locali, questo è un collegamento, diciamo, logico. Voi vedete un'azienda, ci vedete un marchio, si chiama un bollino, certificata ISO 9000, ISO 9001. ISO 9001-2015 è una certificazione internazionale che mi attesta che quell'azienda, io non so se fa bene i tortellini, non so se cucina bene il pesce, non lo so, ma so che ha dei processi standardizzati. Ogni volta che va a preparare la zuppa di pesce la fa in quel modo, e al negozio, al supermercato, so che l'ha fatta secondo un processo standardizzato. Se fa questo, è improbabile che escano difetti nella produzione. È il sistema moderno, perché tutte le macchine sono dello stesso tipo, hanno le stesse caratteristiche. Nel Novecento ogni macchina era diversa dall'altra, ogni prodotto è, ogni... Se vai in un ristorante tipico non troverai mai il tortellino prodotto come è stato cucinato la volta precedente. Vai da McDonald's e ti trovi gli hamburger fatti allo stesso modo, con tutte le caratteristiche. Devo suggerire gli ombrelli la prossima volta. Quindi, questo è un elemento importante, cioè la standardizzazione non è comunque un elemento contrario alla logica dell'amministrazione. Qual è però il problema? È che la standardizzazione genera nelle pubbliche amministrazioni momenti di potere, cioè mette nei soggetti nella possibilità di esercitare il potere non necessariamente per una finalità di pubblico interesse. Allora il legislatore è intervenuto prevedendo alcuni principi. Uno di questi principi è il principio di rotazione. Rotazione che vale nell'organizzazione, la rotazione del personale, non solo dirigenziale, quindi chi è al vertice in primo luogo, ma anche chi non è al vertice, dovrebbe periodicamente cambiare, e su questo la maggior parte delle amministrazioni non riesce, soprattutto gli enti locali, perché se sei in 15 in un comune cosa ruoti? Se sei in 50 un pochino meglio, se sei in 200 dovresti riuscire a farlo, quindi la rotazione è anche funzionale all'organizzazione. Piano Nazionale Anticorruzione, PIAO, devono stabilire i criteri in base ai quali si fa la rotazione del personale nella pubblica amministrazione, pena la violazione delle norme in materia di anticorruzione, ma ce l'abbiamo anche in materia di appalti. In materia di appalti il principio di rotazione ha un altro scopo, diciamo simile da certi punti di vista. Perché? Perché come il dirigente che da 20 anni che lavora all'ufficio appalti può farsi influenzare, può, diciamo, maturare un potere, perché stando lì da tanto tempo io potrei, diciamo, essere interessato a contattarlo. Dall'altro punto di vista, l'impresa che si trova già ad essere fornitore dell'amministrazione può maturare lo stesso rapporto di potere. Perché? Perché io ti faccio il servizio di pulizia delle strade, di pulizia delle scuole, conosco l'ambiente, so che esercito bene. Qual è il rischio per un'impresa che non ruoti, cioè non venga sostituita da un'altra impresa? Cosa potrebbe scegliere di fare? Altera la concorrenza. In che modo? In che modo altera la concorrenza? Sì, lo stavi dicendo. Sanno che tanto sono loro gli appaltatori, quindi magari ti alzano i prezzi. È una legge di mercato inevitabile. Se voi qui avete un chiosco che vende pesce, il primo anno lo venderà a 90 centesimi al chilo, il secondo anno, sapendo che rimarrà qui e non ci sono altri chioschi in giro, lo farà a 1,20 euro, perché utilizza la posizione che ha di mercato per aumentare i prezzi. È fisiologico, è naturale, è una legge di mercato, inevitabile. Se io invece so che una volta che mi sono aggiudicato l'appalto
l'appalto successivo. Potrei non averlo aggiudicato se non faccio un'offerta congrua, per cui se chi ha il chiosco qui l'anno dopo deve andare a gara, non potrà scegliere di fare un euro e 20, che potrebbe non aggiudicarselo. Allora farà un'offerta da un euro magari, da 95 centesimi, perché sa che deve vincersi il posteggio. È sempre avvantaggiato. Perché? Perché già lavora qui, non ha costi di installazione, quindi deve soltanto lavorare sul prezzo, mentre un nuovo che arriva deve fare un prezzo che gli ripaghi l'investimento. Quindi ha già un vantaggio concorrenziale, ma non lo può sfruttare appieno. Quindi, principio di rotazione degli affidamenti, che è l'unico che è rimasto nel codice dei contratti, ricordatevi, la novità è fondamentale è questa: il vecchio codice prevedeva la rotazione degli inviti e degli affidamenti, perché anche gli invitati, diciamo, hanno un vantaggio competitivo, mentre il nuovo codice lo prevede solo per gli aggiudicatari. Significa metterlo nella condizione, nell'ansia di sapere che 2-3 anni, ma poi dopo quel prezzo me lo devi tenere più basso, altrimenti sei fuori dal mercato. Questo è un concetto fondamentale, che è molto simile. Vai. Io vado. Oh. Grazie. Vai, ciao. Ciao. Prego. Aspetta, però volevo questa scena, guardatela. Questa è la scena del nostro futuro. 80% donne e gli uomini che piano piano escono. Questo è i concorsi, tutta la vita, perché abbiamo una vita ancora media. Ancora non i dirigenti, però. No, ma intanto fisicamente duriamo 4-5 anni in meno, per cui anche quella è una cosa che ce ne dobbiamo fare una ragione. Fra un po' perderemo anche queste ultime prerogative che abbiamo, la nostra generazione, la generazione che vedrà anche questo. Vai, prego. Ah, fondo pluriennale vincolato. No. Sì. Non posso fare l'impegno? Certo, ma te lo conosci. Sì, certo. Certo. Allora, prima o poi mi fai l'esempio. Allora, riepiloghiamo cos'è il fondo pluriennale vincolato. Allora, dal punto di vista definitorio, è un saldo contabile che si genera quando si realizza questo meccanismo. Intanto è l'alter ego dei residui attivi e passivi. Quindi, normalmente, quando io ho una somma accertata che alla fine dell'esercizio non ho riscosso, si forma residuo attivo. Se ho una somma impegnata che non ho liquidato, si forma residuo passivo. Questa è la regola in generale. Il legislatore dell'armonizzazione contabile si è inventato, e alcuni l'hanno criticato, nel senso che non era indispensabile, non c'era nella legge delega e non c'è nei principi contabili generali. Cioè, il fondo pluriennale vincolato è un'altra cosa, il jolly da dire, non esiste nella contabilità privata, ok? È un'invenzione della contabilità finanziaria pubblica, generato fondamentalmente per questo. Siccome gli enti pubblici, soprattutto gli enti locali, ricevono numerosi finanziamenti, il 70% della finanza degli enti locali è ancora derivata, cioè cosa vuol dire? Che non è generata dalle proprie entrate, è generata da quello che ti regala Babbo Stato o Mamma Regione, ok? Quindi non facciamo con i nostri soldi, il federalismo fiscale è fallito. Allora, cosa succede? Io ho un trasferimento di una somma che quindi io accerto, quindi il provvedimento con il quale accerto questa somma è il tipico atto di accertamento. Quali sono le fasi dell'entrata? L'acronimo? Ci credo, non vi ricordate, ARV, accertamento, riscossione, versamento. Ricordatevi, cercate di memorizzare quanto più possibile acronimi, targhe, numeri, perché rimangono molto più impressi che non i concetti. I concetti svaniscono, mentre la visualizzazione, cioè io mi vedo una bella insegna tipo un ristorante ARV, oh guarda c'è il ristorante ARV, accertamento, riscossione, versamento. Quindi fase di gestione entrata è la cosa più importante degli accertamenti. Ora cambio, per oggi serve per ripassare. Qual è il concetto fondamentale delle fasi di gestione delle entrate? Se vi dovessero chiedere, ma qual è la cosa più importante quando io chiedo la gestione delle entrate? Sul bilancio l'abbiamo detto. Eh? La? Sì, devo avere, diciamo, la previsione di quell'entrata, anche se in realtà potrei accertare anche entrate non previste. Per l'entrata, diciamo, non è così vincolante, per la spesa invece è rigoroso. Ma qual è la differenza fra il bilancio e l'accertamento? Sono due documenti contabili,
se vogliamo. Che l'accertamento è, cioè, certa l'obbligazione, è perfezionata. Ci siamo, ma non è tanto quello. Anche il bilancio, se lo faccio bene, dovrebbe essere certo. Beh, però... è previsionale, ma se sono bravo, mi ci avvicino. La competenza, dirigenti politici. L'accertamento è la prima fase di gestione d'entrata di competenza dirigenziale. Questo è il concetto fondamentale. Quindi, l'accertamento è il primo atto di una sequenza, che normalmente comprende tutte le tappe, con il quale io, a seguito di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, accerto le somme che devono entrare a favore dell'ente locale, con il titolo, la causale, l'entità, eccetera, eccetera. Bene, quando questo accertamento è collegato ad una spesa pluriennale, ok, a differenza dei residui, i residui non hanno un collegamento, ecco la prima differenza fra il fondo pluriennale vincolato e l'accertamento residuo. L'accertamento residuo riguarda la singola annualità, i residui si formano sulla singola annualità, fra l'altro dell'esercizio in corso, non si formano residui su accertamenti del 2024, quelli si formeranno l'anno prossimo, non certo oggi perché non avrei potuto accertarli. Quindi prima differenza, fondo pluriennale e pluriennale, residui sono annuali. Seconda differenza, il collegamento, cioè io ho degli impegni, delle somme che andranno ad essere impegnate relativamente a quelle somme accertate. Quindi c'è uno stretto collegamento. Quindi le somme impegnate non possono essere superiori alle somme accertate. Questo è un primo vincolo. Quindi avrò un'entrata che si spalma in due o più esercizi finanziari, rispetto ai quali io farò i relativi impegni, che posso non fare al primo anno. Io gli impegni li posso prendere anche negli anni successivi. Quindi il fondo pluriennale vincolato si fonda laddove io, a seguito, il mio classico esempio, di 100 di entrate, perché la regione mi ha dato 100 euro per rifare il faro. Benissimo? Ok, io faccio un atto di accertamento di entrata di 100 euro. Fino a quel momento nessun problema. Dopodiché cosa faccio? Per il primo anno faccio un impegno di 10, perché il primo anno devo prendere l'architetto che mi deve fare il progetto. Mi costa 10, il primo anno ho impegnato solo 10, io non ho impegnato negli esercizi successivi, ho impegnato solo questi 10. I 90 euro di differenza, che in condizioni normali non avessi questo legame, andrebbero a residui, vanno in fondo pluriennale. Perché? Perché so già che li impegnerò. Non è detto che li impegni quest'anno. L'anno prossimo ho 90, il fondo pluriennale vincolato è di due tipi. Fondo pluriennale vincolato in uscita, fondo pluriennale vincolato in entrata. Quindi i 90 diventano fondo pluriennale vincolato in uscita dell'anno 2023, che si trasforma in 90 fondo pluriennale vincolato di entrata 2024, che va a finanziare il resto. L'impegno lo faccio in quel 2024, quindi non ho l'impegno. Il primo impegno lo devo comunque avere, se no non si fonda fondo pluriennale. Quindi il primo impegno, anche solo di 10, anche solo di 1, lo devo avere, se no non si forma fondo pluriennale, ma si formerà differimento dell'accertamento all'anno successivo. Cioè, se i soldi l'ho avuti, avrò un fondo pluriennale vincolato pari a 100. Non ho fatto nessun impegno. Non spendo niente, 100 di fondo pluriennale vincolato in entrata dell'anno successivo, perché c'è questo collegamento. Faccio l'impegno l'anno dopo. Uguale, uguale. Certo, certo, certo. Io posso... posso impegnare anche tutto. Perché? Perché la gestione provvisoria, l'esercizio provvisorio, no? L'esercizio provvisorio che opera in dodicesimi non riguarda le spese non frazionate. Siccome quel contributo l'ho fatto per realizzare il faro, io dovrò impegnare tutto quello che è nel cronoprogramma che ho detto alla regione e che prescinde dai dodicesimi. Quindi se io avessi previsto che non serve progettare, serve ristrutturare il faro, il 90% lo devo spendere il primo anno, io spendo il 90% anche a gennaio del 2024, anche in deroga a dodicesimi. Spiegherò che non si applica il vincolo dei dodicesimi. Anche perché non ho grandi problemi, perché è tutto finanziato dall'entrata. L'esercizio provvisorio vuole evitare che tu spenda risorse che poi non sono certe, perché tu stai spendendo sulla base di previsioni d'entrata che potrebbero non realizzarsi, perché sono riferite alla seconda annualità dell'ultimo bilancio approvato, e te vai a sapere te se ce l'avrai. Invece in questo caso non ci sono problemi, va sempre in deroga, diciamo, secondo il cronoprogramma va sempre in deroga. Parla più forte. 12esimi. Se non attivo il fondo pluriennale vincolato, ma io accerto l'entrata regionale, non ho un cronoprogramma, non ho un progetto di impegno, la regione non me lo impone, io tranquillamente impegno in 12esimi su quell'entrata. No, neanche su quell'entrata. Io impegno in 12esimi sul capitolo di bilancio a disposizione.
Cioè, se io ho il capitolo progettazione di interventi sul territorio pari a 1200, io spendo 100 euro a prescindere da quanto mi è entrato dalla regione, anche se mi fosse entrato meno di 100 euro, perché non c'è collegamento. Cioè, se la regione mi dà 50 euro per rifare il faro e io non ho fatto pronto pluriennale vincolato, perché? Perché mi servono a nulla e non mi bastano, io non faccio fondo pluriennale vincolato, semplicemente l'anno dopo spendo 100 già a gennaio per ristrutturare il faro. Io devo fare se sforza l'impegno in dodicesimo, poi posso fare la procedura di affidamento anche più completa, cioè io posso fare una gara per affidare 1200 euro, dove nel contratto stabilisco che tu non potrai avere più di tot soldi a stato d'avanzamento. Quindi ti dirò che io ti affido 1200 euro, prenoto l'impegno, non posso impegnare, prenoto l'impegno su 1200 e impegno soltanto in dodicesimo, a meno che non sia frazionabile, a meno che non dica sì. Però non posso fare un impegno maggiore per renderlo non frazionabile. Cioè, il trucco quale potrebbe essere? Ma io ho messo 1200, non è frazionabile. No, se è frazionabile, perché l'architetto Giove può fare un lavoro ripartito, poi consideriamo che... Devo fare l'impegno completo, quindi sarà impossibile prima di aprile, maggio, giugno. Tendenzialmente no, teoricamente sì. Allora, usciamo dalla contabilità, vediamo un po' se ci sono altre domande. Che poi volete tornare sempre lì, ma è noioso. È come una ragnatela. Ma Remma, non ci se ne... Oh, ciao, buon lavoro. Ciao. E vai. Ciao. La selezione naturale. Allora, vediamo un po'. Volevo ricollegarmi un attimo al principio di rotazione. Sì, principio di? Sì. Sì. Riguarda, cioè, con l'entrata in vigore, io devo applicarlo il principio di rotazione a un vecchio affidamento, certo, scaduto prima dell'entrata in vigore? Non è che il vecchio affidamento, il principio di rotazione si applica ai nuovi affidamenti, a prescindere dal, cioè, fatto di qual è la norma che ha regolamentato il vecchio affidamento. Quindi oggi io devo domandare, sto applicando il nuovo codice, la gara è stata bandita dopo il 1° luglio, bene, quale norma si applica? Principio di rotazione. Tizio era affidatario, vecchio codice di un affidamento, bene, principio di rotazione, che va in deroga per molte cose, sotto i 5.000 euro, se non c'è concorrenza, quindi se il numero di operatori che operano è meno di 5, allora invito comunque l'operatore esistente, se posso dimostrare che il settore merceologico è diverso, insomma ci sono varie deroghe, ma lo devo applicare, a prescindere da quello che è accaduto prima. Sì. Mondo del diritto è fatto di tanti che... Allora, normalmente chi dà pareri di questo tipo è interessato ad affidare a qualcuno, cioè non è la teoria generale, è che c'hai qualcuno a cui affidare, ti inventi che esiste la teoria generale per cui il vecchio codice non disciplinava gli appalti. Il vecchio codice disciplinava gli appalti, fra l'altro, per un principio che esisteva. Io posso sostenere per alcuni istituti giuridici del nuovo codice, che non c'erano nel vecchio, che ovviamente non trovano applicazione rispetto al vecchio, ma il principio di rotazione c'era già, e fra l'altro è quasi identico a quello successivo. Per cui, e fra l'altro, non c'è norma transitoria che stabilisce non applicazione. L'unica eccezione riguarda gli affidamenti nei settori sociali, o meglio, gli affidamenti a favore di enti del terzo settore. Perché nelle norme transitorie 225,8, qualcosa del genere, devo ancora imparare i numeri, però nelle norme transitorie non è previsto l'articolo 49 relativamente agli affidamenti del settore sociale a favore degli enti del terzo settore. Questa è l'unica considerazione, anche se taluno ritiene che si applichi anche a loro, però non è espressamente richiamato. Quindi in questo caso, se l'avevo applicato finora, comunque nel nuovo posso non applicare. Io ho una domanda rispetto a un esempio pratico di questo problema. Sì. Io lavoro in un ente molto piccolo, sì, che ha una scuola di musica, sì, che ogni anno veniva affidata a un'associazione che era l'unica a partecipare alla manifestazione di interesse rispetto alla gestione annuale. Sì. Quindi per risolvere il problema dell'invito si pubblicava il piccolo avviso, tutti quelli che
coperta, sì. Solo loro si presentavano e solo bene. Loro venivano invitati a presentare la coperta. Bene. Ora io con il nuovo codice. Cos'è? Una concessione, non è un appalto. Quella sarà una concessione di un immobile per servizi di scuola, no, di musica. Era proprio diciamo un piccolo appalto dove. Ma cos'è? L'appalto significa tu mi fai una prestazione di servizi e io pago. Esatto. Cosa pagavamo? Noi pagavamo un contributo per ogni persona iscritta. Ma non è un contributo, non è un appalto. Cioè, quello è un contributo, è una concessione con contributo. Tecnicamente è partenariato pubblico-privato nella forma della concessione con contributo. Siccome le spese sono maggiori dei ricavi, i costi sono maggiori dei ricavi, io dal piano economico finanziario che devo fare. Però io riscuotevo anche la retta. Io comune? Sì. Quindi io riscuoto la retta di quelli che pagano. Sì. Ok. Loro mi gestiscono, diciamo, la mi scuola. Servizio, e io pago un tot al ragazzo iscritto. Allora potrebbe essere. E l'offerta configurato. Era il ribasso rispetto a una quota. Okay, stavo allora, la quota annuale a 100 e mi veniva fatta l'offerta. Sì, un po' singolare, ma potrebbe essere un appalto di servizi. Non cambia moltissimo, però diciamo come sì. Ok. Questo aspetto, cioè ho solo questo operatore che vuole fare. Euro? Pochi, 15.000 euro l'anno al massimo. Bene. Seconda cosa, da quanti anni va avanti questa scuola? Non tre. Perché fare l'affidamento annuale è da domandarselo. Intanto gli affidamenti si fanno nel periodo confacente al tipo di servizio. No, lo so. Per rimanere sotto soglia, ma si chiama frazionamento artificioso. Frazionamento artificioso può essere legato a una singola prestazione o legato a un arco temporale. Quindi in quel caso fa troppe fatto. Domande, sa già le risposte, non le faccio. Va fatto un affidamento decennale di 6 anni, di 3, almeno di 3 anni, perché so che quella scuola non chiuderà, perché rientra nel programma di mandato, quindi figuriamoci se chiude. Fermo restando che al quarto affidamento, anche se io lo faccio separato anno per anno, io ho fatto frazionamento artificioso, il quarto lo faccio con procedura non di affidamento diretto. Fra l'altro sto facendo una procedura abbastanza trasparente, perché faccio un avviso, chiunque può partecipare. Ma si può continuare ad utilizzare questa modalità della manifestazione? Purché sia triennale, quadriennale, quinquennale, perché ovviamente io posso non essere interessato. Qual è il trucco? Certo, diciamo, non necessariamente ad un anno, ma ad almeno a 5. Diciamo perché? Perché per un anno nessuna scuola viene a comprare gli strumenti, mettersi lì, per cui faccio annuale, perché tutti gli anni gli amministratori vogliono capire che se viene uno nuovo lo faccio, cioè faccio in modo che, diciamoci, tanto è inutile nascondersi, però che quello che vogliono l'amministratore non ce ne può fregare di meno, quindi io gli proporrò di fare quinquennale per cercare il principio di concorrenza, articolo 3 del nuovo codice. Io devo cercare quanti più operatori possibili. A me mi piacciono, spiegano bene, suonano il piano fantasticamente, però loro sono come tutti gli altri. Quindi io devo andare a cercare la soluzione migliore. La soluzione migliore è andare sul mercato, soprattutto quando c'è un solo operatore. Quando c'è un solo operatore è un'anomalia del sistema. Soprattutto in un settore dove tanti possono esserci. Cioè non è che le scuole di musica ci siete solo voi. Vuol dire che è un problema o territoriale, cioè i soggetti che vengono hanno difficoltà a venire nel mio territorio perché è isolato, perché il numero di bambini è ridotto, o perché appunto problema del tempo. Non è accattivante la cifra e quindi devo lavorare su quella. Questo è l'unico modo per applicare correttamente il principio di risultato. Perché? Perché se non faccio così, quella scuola ha un potere concorrenziale che domani gli consente di poter gestire cose extra che io non conosco, per cui fanno le lezioni il pomeriggio e la retta non la pagano a noi ma la pagano direttamente. Insomma, fenomeni che poi nel tempo ovviamente si manifestano. Vai! €5.382.000. Per se io fa una concessione di 130.000 euro, con anche di 200.000 euro. 200.000 euro per cosa? Che concessione? Diciamo un massimo. Sì, per quanti anni? 3 anni. Perché 3 anni? 3 anni. Prevedi una strage dei bambini? Cioè, le concessioni infraquinquennali sono un'anomalia. No, questa ce l'ha, una concessione per donne. Sì? Ok. Legato il finanziamento regionale. Sì. Il finanziamento regionale che è legato ovviamente al ministeriale non dura più 3 anni. Sì. L'amministrazione non vuole, diciamo, 50.000 euro l'anno, non sì. Vuole impegnarsi, quindi non vuole metterci del suo, quindi ora rientra alle ricorse. Ok, riepilogo, quindi beh, la regione mi dà i soldi per 2 anni, al limite ce ne metto un anno più io, ma più di un anno io non voglio spendere per realizzare questa cosa. Allora,
Perfetto. Intanto la prima cosa che mi devo domandare io come ente è, al di là del finanziamento, non è che se c'ho un finanziamento io devo per forza fare una cosa, tanto spende la regione, perché sono soldi pubblici. Cioè chiudere dopo 3 anni una struttura significa aver buttato via dei soldi pubblici. Però questo ragionamento va fatto, perché la Corte dei Conti non si domanda se ho fatto bene la procedura, si domanda dove ho buttato quei soldi, che siano miei o che siano della regione. Io non me la risolvo dicendo ma la regione mi ha dato 2 anni, quindi io come ente non ammetto obiezioni. Io come ente mi devo domandare, l'esigenza del recupero di una persona è legata al finanziamento o è legata al recupero di quella persona? Quella persona può aver bisogno di 5, 10, 15 anni. Io come amministrazione dire che finché mi paga la regione lo faccio, altrimenti sono cacchi delle donne, esatto, che subiscono violenza, direi non l'aprire. Perché dai, un affidamento, pensa a quella donna, dopo 2 anni, 3 anni si ritrova per strada senza più un supporto. Quindi, primo mi devono andare, rinuncio al finanziamento. Non è che ho bisogno di spendere soldi pensando che siano gratis. Sono soldi pubblici che la regione potrebbe destinare ad altro. Quindi, secondo me, lì non ha senso i 3 anni. È uguale. Quella è una scelta politica. Io sono tecnico, a me politica non me ne frega niente. Io sono tecnico e dico, dal punto di vista manageriale, una struttura finalizzata al recupero di soggetti, che siano immigrati, che siano donne, che siano uomini, che siano persone con disagio, non può avere un orizzonte temporale di 2 anni. Quindi non ti do il parere di qualità tecnica. La vuoi approvare? Non ti do il parere di qualità tecnica. Si fa quinquennale, decennale, di cui 2 anni finanziati dalla regione. Magari al terzo anno, se funziona, perché la regione cosa dice? Io ti do 2 anni, poi se funziona te ne do altri 2, ok? Quindi, da questo punto di vista, secondo me il primo scoglio è quello. Se la faccio a 10 anni, forse vado sopra la soglia. A quel punto vado sui 5.382. Se la faccio biennale, sono sotto la soglia, che non cambia molto, perché sopra la soglia è procedura aperta. Sotto la soglia devo adottare io le procedure per l'affidamento della concessione e quindi farò un avviso di manifestazione di interesse, farò... È una cosa, scegli te le procedure, sì, è una cosa tua, scegli te le procedure. 300.000 euro. Sì. Competitiva con negoziazione, con al... Certo. Allora, sotto i 5.000, il principio fondamentale è, sopra i 5.382 c'è un interesse transfrontaliero certo. Cioè io devo fare una procedura aperta perché un operatore francese può venire a fare. Può venire a farlo. Sotto, poiché a meno che non ci sia un interesse transfrontaliero certo, perché se la faccio per immigrati è probabile che ci sia e quindi non posso non applicare procedure che prevedono anche la partecipazione di operatori stranieri, in questo caso probabilmente è limitato, probabilmente le esigenze sono settoriali, ad esempio un intervento di ristrutturazione dopo un terremoto, dopo un evento che riguarda il nostro territorio. Quell'oggetto. E lo abbiamo già fatto da 5 anni, evitando assolutamente il mercato. Sì. Dobbiamo rispettare quella cosa, mi sembra strana. No, lo devi rispettare se vuoi utilizzare. È uguale, ma te lo devi fare se vuoi utilizzare quel contributo. Se non vuoi utilizzare quel contributo, no. Quindi, se vuoi utilizzare i contributi che lo Stato dà per quei centri, devi mettere i requisiti soggettivi per quei centri. Quello è evidente. Te pensa alle iniziative per le vittime di mafia. Se tu le aprissi a tutti, anche ad associazioni mafiose che fanno l'associazione per prendere i soldi per le vittime antimafia, per cui prevedi che devono essere riconosciute, che devono aver operato da 5 anni, per evitare che chiunque si butti su un business che non deve essere un business. Quindi è ragionevole dire non voglio che magari sia l'associazione degli stupratori che va a aprire un centro perché non gli è impedito. Quindi no, però ora basta, sennò vai troppo nel dettaglio. Io devo andare al lavoro, è stato un piacere. Ciao, ciao, alla prossima. Ciao. Alla prossima. Ciao. Allora, vediamo. Il verbale di una deliberazione può essere rettificato? Domanda molto particolare. A. No, mai. B. Sì, in sede di lettura e approvazione. C. Sì, in sede di lettura e approvazione, ma soltanto per correggere errori materiali. Sì, ma soltanto mediante un'altra delibera. Allora, rifaccio la domanda. Il verbale di una deliberazione può essere rettificato? Intanto, che cos'è il verbale di una deliberazione?
Lo mandiamoci sempre. Io vi consiglio. Molte cosa fanno. Ah, ho trovato un sito concorsando, mini interno. Poi con questo mito mini interno che sembra il sito ufficiale del Ministero dell'Interno, sì, che sì, non sì. È vero, è un privato che ha avuto una genialata, che si è dato quel nome e è diventato famosissimo. Non sono ufficiali. Per cui ne faccio a centinaia. Oh, 60%, 70%, poi succede questo. Se arriva all'80%, poi sono tornato ai 60%, mi prende il male. Fatene meno, ma ragioniamoci anche sulle domande. Che cos'è un verbale di una deliberazione? Lo fa il segretario. Racconto di ciò che succede. Ok, quindi è il riepilogo di ciò che è avvenuto, di fatto, e le dichiarazioni che sono avvenute, in occasione di che cosa? La delibera di consiglio, cioè una seduta del consiglio della giunta. Questo di una deliberazione. In generale il verbale che cos'è? È la trascrizione scritta di ciò che è avvenuto di una riunione collegiale, verbale di una commissione di concorso, di una commissione giudicatrice, del consiglio. Perché? Perché gli organi collegiali non esistono, mentre le persone fisiche, diciamo, parlano e quindi possono scriversi le cose, i dirigenti possono scriversi le cose, gli organi collegiali discutono, narrano, e quindi ci deve essere qualcuno che trascrive ciò che viene detto. Quindi la trascrizione di una deliberazione, dove io ho scritto che il consigliere ha dichiarato che il sindaco è scemo, il consigliere può chiedere di correggerla, perché non ha detto che è scemo, è proprio imbecille, cioè lui vuole che sia messo agli atti, che è scemo, io ho detto è proprio imbecille. Allora, non mai. Secondo voi vi torna che non può essere? No. Verbale è ciò che il segretario comunale, con atto facente fede, trascrive. Intanto, il verbale quando viene fatto? Il verbale di una commissione. Contestualmente, cioè in tempo reale, prima o dopo? Concorsi dopo. In tempo reale, ma era contestuale. Prima no, prima è truccata la delibera. No. Oh, c'è già il verbale pronto, che vi venite a fare? Vai, no. Può succedere, non ci nascondiamo niente in certi momenti. Ma i concorsi dopo. Sapete che può accadere, perché se io mi metto d'accordo con la commissione, guarda, allora, esiste un principio per il quale concorsi pubblici, io devo correggere 2000 temi. Non c'ho voglia di correggere, facciamo così. Tanto devono vincere i soliti, diamo i voti a caso e facciamo vincere quelli per bene. Siccome la giurisprudenza ha introdotto un meccanismo per il quale si deve calcolare le ore che i commissari passano a correggere i temi, cioè se risulta essere stato 10 secondi su un tema, ti viene annullata la procedura. E allora si dice, guarda, fa una cosa, noi si dà questi voti, però te fai 10 verbali dove dici che nel tempo si è fatto queste cose. Sono cose che sono emerse, diciamo, in sede di controllo, quindi potrebbero anche essere fatti prima, ovviamente sono illegittimi. Contestuale, come si chiama il verbale contestuale? Ha un nome particolare nella prassi, non lo trovate nel libro. Non è polpaccio, vi do una mano. Il brogliaccio. Il brogliaccio è gli appunti che il segretario s'affanna a scrivere. Scemo, ho detto imbecille, no, ha detto testa di cazzo. E segna. Ovviamente poi sul brogliaccio, nei giorni a seguire, si farà il verbale, perché si metterà pulito, non è che si scrive proprio tutto quello che è accaduto. Il verbale deve essere sintetico, quindi deve rappresentare gli elementi essenziali. Oggi come si fa il verbale di una seduta di consiglio? Questo era anni 90. Oggi si registra. È sufficiente la registrazione? Ahimè no, ancora no, perché c'è necessità di trasformarla per scritto, quindi alcuni hanno dei programmi di identificazione vocale, per cui trascrivono ciò che viene detto, ormai sono diffusissime, sì, ripercorrono abbastanza bene, al netto del magari qualcuno parla in dialetto, qualcuno diciamo non si riesce a identificare, però vengono trascritte e poi vengono rimesse a posto dal punto di vista formale. Quindi vi faccio la domanda: il verbale di una verbale di deliberazione può essere rettificato? Quindi sapendo come funziona, sapendo che posso avere un programmino che mi trascrive ma non mi fa tutto bene, le risposte sono, ve leggo solo le due su cui scegliere, perché vi ricordate una regola del tecnicale, anzi prima o poi porterò Alessandro, forse la prossima volta viene anche Alessandro. Non sei svegliato in tempo? No, non è qui. Ah, ecco. Regola del tecnicale è 1. Sì, fra due risposte simili, qui abbiamo sì in sede di lettura e approvazione. La seconda è sì in sede di lettura e approvazione, virgola, ma soltanto per correggere errori materiali. La risposta giusta è sempre fra una di queste due. Ricordandovi questa regola, che la virgola può introdurre o un elemento di precisazione oppure un elemento di errore. Cioè io posso aver messo la virgola per precisare, e quindi quella è la risposta corretta, o per mettere una cosa sbagliata,
si chiama specchietto per le allodole, cioè sì, votami, votami. Allora, ripeto, il verbale della deliberazione può essere rettificato A, diciamo B, sì in sede di lettura e approvazione, senza altre aggiunte, C, sì in sede di lettura e approvazione, ma soltanto per correggere errori materiali. Questo. Lei dice C, chi dice C? Alzate la mano, no, voglio vedervi in faccia. Non siete videoregistrate, quindi potete negare poi. Chi dice B invece? Gli ignavi? Non voi. Allora, pensiamo a cosa potrebbe essere. Intanto cosa sono gli errori materiali? È ortografia. E chi lo stabilisce cosa sono gli errori materiali? Se voto errori materiali che è uno specchietto per le allodole, ok, ci stava, dici no cavolo, mica puoi correggere tutto quanto. Però poi devo andare a stabilire che cos'è errore materiale e quindi rinasce il problema. Invece la risposta corretta è sì, in sede di lettura e approvazione. Si può correggere anche quelli che non sono errori materiali. Errori di trascrizione, ma io intendevo segnalare, ma io non ho detto questo, eccetera, eccetera. Anche se non sono frutto di errori. Chi approva il verbale di una deliberazione? Lo stesso organo che ha approvato l'atto, generalmente nella prima seduta utile successiva. Non è sempre così, non c'è un vincolo assoluto, a volte si approvano anche tutti insieme, una volta al mese, una volta ogni due mesi, ma devono essere comunque approvati. Se non sono approvati, la delibera può essere mandata avanti? È valida una delibera senza l'approvazione del verbale della delibera? Questa è una domanda, cavolo, tutte le certezze sono qua, c'è un sacco di certezze, poi mai... Ma vado via il sole, ma vado sveglia presto e mi stai demolendo tutto. Ragionando sì, perché comunque magari il successivo, ad esempio, consiglio viene dopo due mesi. Cavolo, e poi c'è la delibera di variazione di bilancio, che devo aspettare fra due mesi? Cos'è che mi dimostra che è sicuramente sì? Non c'è dubbio che io posso mandare avanti una delibera anche se non ho approvato il verbale. Cavolo, se addirittura io posso mandare avanti una delibera senza che sia pubblicata perché io ho dichiarato l'immediata eseguibilità, dove sicuramente il verbale non l'ho approvato, figuriamoci le delibere. Quindi normalmente l'approvazione del verbale, ovviamente se poi quel verbale viene modificato sostanzialmente può creare problemi, cioè se io la correzione è non volevo deliberare A ma volevo deliberare B, è un problema di legittimità dell'atto. Normalmente sono piccole correzioni, anzi normalmente il verbale non se lo fila nessuno. Allora, bella domanda. Le ordinanze sindacali devono sempre avere forma scritta? Pensate, Covid, emergenze. A, no. B, sì. C, soltanto qualora siano contingibili ed urgenti. D, soltanto qualora si rivolgono alla generalità dei cittadini. Intanto i provvedimenti amministrativi devono avere sempre forma scritta? Non è detto. Perché se la risposta è sì, non c'è dubbio, là saranno anche le ordinanze. Se ho letto nel libro che tutti i provvedimenti devono avere forma scritta, no, lo dovranno avere. No, con idonea pubblicità. Come? Scritta o con idonea pubblicità. Quale potrebbe essere un'idonea pubblicità non scritta? Provvedimento amministrativo, eh? Cartellonistica. La cartellonistica, però è scritta. Disegnata, il scritta. Il messo che gira col pandino con il megafono. Il messo che gira col pandino con? Il megafono sopra annuncia un qualcosa, però magari annuncia un provvedimento adottato, quindi dà pubblicità a un provvedimento adottato. Ricordo l'accesso. Buongiorno. Buongiorno. Facevo un esempio. Lei ha visto, si è fermato? Come mai si è fermato? Perché? Ah, facinati la mattina. Complimenti. Faccio passare. Che ginnastica. D'aria buona che oggi è Dio. Oddio, dai, meglio così però. Aspetti, se la puoi mettere un po' più avanti perché abbiamo la telecamera, sennò finisce sul telegiornale. Ecco qua. Cosa ho fatto io? L'ho fermato e quello è un provvedimento amministrativo, ok? Quindi ora non lo multo perché sono buono. Però incompetenza assoluta. Quindi sì, le ordinanze sindacali devono sempre avere forma scritta. Sì, le ordinanze sindacali, i provvedimenti amministrativi no. Ovviamente un'ordinanza che può essere contingibile o d'urgente o ordinaria è prescritto. Allora, ditemi voi se avete delle domande particolari. Chi è nato qui 20 anni fa? Te sei nato qui 20 anni fa? Quando non c'era. Non c'era il molo? No, facevo la traversata. Laggiù. Non c'era i massi.
Ora è meglio, dai. Ora, allora, ora è meglio. Si finava, funai. Complimenti. Vuole assistere con noi? Vuole assistere con noi? No, o fa ginnastica? Due, quelle poi. Noi continuiamo. Poi fate. Le ordinanze e ingiunzione. A. Sono ordinanze che si rivolgono ad altre amministrazioni. B. Sono espressione di un potere sanzionatorio. C. Sono sempre di competenza sindacale. D. Sono sempre ordinanze contingibili ed urgenti. Cos'è l'ordinanza e ingiunzione? Ordinanza meno ingiunzione. Questa è una parte che si studia meno e che invece può essere un bel jolly. Procedimento sanzionatorio, pecuniario, ok? L'attività amministrativa si divide in tre grandi branche. Amministrazione attiva, io rilascio certificati, rilascio provvedimenti, ok? Faccio un qualcosa di utile al cittadino, diretto. Il cittadino mi chiede qualcosa, io ti do il permesso di costruire, ti do l'autorizzazione. Poi, amministrazione consultiva. Io sono utile, però rilascio il parere a qualcun altro, ok? Quindi non faccio un servizio diretto al cittadino, ma la ASL che mi dà il parere per il permesso di costruire contribuisce al servizio, ma indirettamente consultiva verso altri. E poi amministrazione di controllo, cioè sanzionatoria. Una delle forme dell'amministrazione di controllo è quella sanzionatoria, cioè se tu violi la norma ci deve essere qualcuno che la fa rispettare. E le sanzioni possono essere, diciamo, demolitorie, quindi corrispondenti a un'attività dell'amministrazione volta al ripristino della legalità, lo status quo ante, come si suol dire, oppure sanzionatorie pecuniarie, per cui per equivalente, poiché non si può ripristinare la legalità, perché se te parcheggi in divieto di sosta ormai l'hai fatto, se te parcheggi al posto di un disabile ormai gli hai tolto il posto, anche se ti rimuovo la macchina però quella persona non ha potuto parcheggiare, mi paghi il danno che hai prodotto alla collettività attraverso la sanzione. Questa materia è disciplinata da normativa speciale, anzi da due normative speciali. Il codice della strada per le violazioni al codice della strada. Quindi quella è una regolamentazione a parte per tutte le violazioni al codice della strada. E invece una normativa generale per le violazioni diverse da quella del codice della strada, che è la legge 689 del 1981. Super jolly. Se riuscite a imparare questa, non ci vuole tanto, ma delle regole particolari. Queste due norme, a queste due casi non si applica la legge 241/90, questo è un altro aspetto importante. Quindi non si applica l'avvio del procedimento, la responsabilità del procedimento, la conferenza di servizi, eccetera, eccetera. Ma funziona fondamentalmente così. I signori hanno parcheggiato con la bici, non si può. Ora ne prenderemo atto, anzi prendo il verbale. Vado dalla signora e cosa faccio? Mica gli faccio l'avvio del procedimento. Cosa si fa alla signora? Si fa il verbale. Cosa succede quando lei parcheggia in divieto di sosta con la macchina? Cosa trova sul... Non è mai successo. No, non è... Cosa trova sul parabrezza? Di che colore? Di solito è colorato, rosa, verde, per renderlo evidente, per evitare poi lei si lavi il vetro. Verde. Quello si chiama preavviso in realtà, diciamo è il verbale di contestazione. Quindi non si parte con la comunicazione del avvio a nome del responsabile, ma si fa un verbale di contestazione, che consente alla signora di dire: ma come, io ho parcheggiato, c'ho il bigliettino dei prezzi, oppure ho parcheggiato qui, mettiamo che gli si faccia il verbale perché ha parcheggiato prima, qui non è divieto di parcheggio, le bici ci possono stare. Cosa può fare la signora rispetto al verbale? Fare ricorso amministrativo, quindi chiedere all'autorità che ha emesso il verbale, il comune o la capitaneria di porto, di archiviare il verbale, perché non c'erano i presupposti. Viceversa, può pagare e ovviamente paga direttamente. Ma c'è una terza possibilità: la signora non fa ricorso, non paga, piglia la bici e scappa, ok? Cosa succede dopo un po' di giorni da quando ha preso la bici? Signore, già capito che caso. Dice, ma qui il discorso si fa strano, meglio. Arrivederci, salve. Cosa succede dopo una sessantina di giorni da quando è stata qui? Ti arriva il verbale vero e proprio, perché quello è un preavviso di verbale. Il verbale con il quale ti viene comunicata l'ordinanza ingiunzione di pagamento, che è il provvedimento finale con l'indicazione della cifra da pagare. Perché? Perché nel verbale io posso pagare il doppio del minimo o il terzo del massimo, insomma una cifra standard valida per tutti con la quale io evito ogni conseguenza.
non mi ha convinto, vabbè, dai, però che 20 euro li pago. Avevo messo il tagliandino, però il tagliandino è finito per terra, il vigile non l'ha visto, in effetti ho sbagliato io, pago. Oppure faccio ricorso, o se mi arriva l'ordinanza di ingiunzione, a quel punto devo per forza fare ricorso giurisdizionale. Quindi l'ordinanza di ingiunzione è il provvedimento finale di un procedimento sanzionatorio pecuniario, ok? Cioè al pagamento di una cifra. Non vi volevo fare, insomma, siete venuti qua e vi ho turbato. Ma... ok, l'avete studiata? No, la 689 l'avete studiata. Fatelo, ovviamente per i concorsi in polizia locale è fondamentale, ma anche per i concorsi nel profilo amministrativo, riuscire a portare il discorso, ecco l'altro trucco che vi dicevo, riuscire a portare il discorso laddove gli altri non vanno. Cioè se io ho scoperto che qui o dai video pochi la sanno, mi ci butto a farlo, mi ci butto a prepararlo. Attualità, le cose di attualità e le cose che gli altri non studiano sono quelle su cui si vincono i concorsi. Anche perché il 90-80% dei membri delle commissioni di concorso non la conosce. Per cui quando voi parlerete di quello, le vedrete guardare così come per dire, ma speriamo non mi chieda nulla perché io... Come collego l'ordinanza di ingiunzione alla 689? Come? Come collego l'ordinanza di ingiunzione? L'ordinanza di ingiunzione è disciplinata dalla legge 689. Ah, ok. Legge 689 prevede questo procedimento particolare che parte con l'accertamento, il vigile accerta che c'è un'infrazione, verbale di contestazione, ti trasmette il verbale o direttamente, sei lì, te lo notifica a mano, te lo lascia sul parabrezza o te lo manda a casa e io posso scegliere di chiuderla lì con una sorta di patteggiamento, cioè pago il doppio del minimo. Altrimenti se non pago, o che faccia ricorso o che non faccia ricorso, il vigile trasmette i documenti all'ufficio competente che mi manda l'ordinanza di ingiunzione. Cosa che sanno in pochi, l'ordinanza di ingiunzione non è legata al doppio del minimo. Cioè è in un range fra il minimo e il massimo. Per questo le sanzioni amministrative non hanno mai una cifra fissa. Cioè quanta è la sanzione per la violazione del divieto di pesca sul molo? Non c'è una cifra fissa, fra 1.000 e 5.000. Chi lo stabilisce? Lo stabilisce l'autorità competente in sede di ordinanza di ingiunzione. Tenuto conto dell'interessato. L'interessato è venuto qui e ci ha messo 10 canne da pesca. Beh, allora è il massimo. Era una sola canna da pesca e lo fa a titolo, diciamo, non professionale. Allora, non aveva mai commesso violazioni. Una volta che gli ho detto che stava sbagliando, ha tolto la canna da pesca, che è diverso da quello che continua a pescare nonostante gli faccia il verbale. Quindi, tenuto conto di tutte queste circostanze, si determina l'applicazione della sanzione. Simone, anch'io vado al lavoro. Questa mania di andare a lavorare, non ci sono più dipendenti pubblici della volta. Grazie per la visita, speriamo di vederci con più tardi. Vai. Ciao. E avere novità al prossimo. Ciao. Fammi sapere per quest'ultima cosa in particolare. Buona continuazione. Ciao, ciao. Grazie. Allora, l'interesse legittimo. Oh, queste sono domande un po' noiose ma che capitano. Tanto che ore sono? 8:10. Tanto, grazie, grazie, arrivederci, buona giornata. Sì, sempre buone matematiche, Renzi, grazie. Ah, grandissimo. È stato un piacere. Grazie, grazie. Simone Chiarelli, mi trovo su YouTube. E anche questa videoregistrazione. No, volevo sapere. No, ma volevo sapere. Preparazione ai concorsi. Lei era insegnante a scuola? Anche lei ha fatto i concorsi. Qualche anno fa, ma... ora è in pensione? Sì. Dove hai insegnato? Alle medie o alle superiori? Superiori. Ah. Altri 17, 18, l'incubo dei 18 anni. Io, grazie. Adesso la vedranno con occhi diversi. Sì, ora. Arrivederci. L'interesse legittimo può definirsi un interesse. A. Tutelato solo amministrativamente. B. Indifferenziato e generico. C. Differenziato e qualificato. D. Immediatamente tutelato. Terzo è differenziato e qualificato. Cosa vuol dire differenziato e qualificato? Come mai quello? Allora, tutelato solo amministrativamente, perché hai detto questo? Perché per più ho appena iniziato a studiare. Però quel poco che ho letto, il soggettivo, la differenza tra diritto soggettivo e interesse legittimo, che il diritto soggettivo è un po' più generico, sì. L'interesse legittimo è tutelato amministrativamente. Solo amministrativamente. Quindi è solo che... cosa vorrà dire solo? Se c'è il solo, vuol dire che non è tutelato dove? Amministrativamente cosa vuol dire? Dal giudice amministrativo. No, dall'autorità amministrativa. Non dal giudice, questo è un proprio specchietto per le allodole, perché allude al fatto che è tutelato solo amministrativamente dal giudice amministrativo, cioè il giudice speciale. In realtà no, ti dice, tu puoi fare il ricorso solo in opposizione gerarchico, ma solo all'autorità amministrativa, non puoi andare da un giudice,
invece la Costituzione mi dice che l'interesse legittimo è tutelato anche dal giudice. Quindi la A, che era la tipica domanda trabocchetto, mentre differenziato e qualificato cosa vuol dire? Differenziato. Perché deve essere differenziato? Esempio di un interesse che non può essere tutelato perché non è differenziato. Quindi non ho un interesse legittimo. L'amministrazione fa un provvedimento con cui vieta di venire con le biciclette sul molo. Questo è, a fronte di questo provvedimento, io un interesse non differenziato, perché io non posso venire, l'altro non può venire, chiunque non può venire. Io vengo con la bicicletta e mi fanno un verbale. Che interesse ho? Differenziato. A me che è stata applicata la sanzione, ho ammesso che sia un interesse legittimo, pensiamo sia un interesse legittimo, oppure tutti quelli che abitano in via Roma non possono venire sul molo in bicicletta. Allora quello è un interesse differenziato, per cui il mio è diverso dall'altro. Qualificato significa che l'ordinamento gli riconosce una particolare tutela, che è quella amministrativa e giurisdizionale. Qui è difficile perché si usano paroloni concettuali. Allora, intanto cercate voi qualche domanda, io vado a cercare il demanio, che è un'altra delle materie odiate da tutti. Volevo chiedere una cosa. Ho fatto un avviso di manifestazione di interesse per successivo invito a presentare offerte con cui poi farò io un affidamento diretto. Ok. Io non sono costretta a nominare una commissione. No, anzi, ripeto il caso. Ok, io sto facendo un affidamento diretto perché sono sotto i 140.000 se sono servizio e fornitura, o 150.000 se sono lavori, per cui sto facendo un avviso nel quale dico: chiunque è interessato a fare questa attività nel settore socio, educativo, culturale, quello che deve essere, mi mandi la sua manifestazione di interesse. Ricevo la comunicazione che sono interessato, non mi viene fatta nessuna offerta, sono interessato. Io mando una lettera di invito con il quale dico: ok, ora che siete interessati, senza far conoscere l'esistenza dell'uno rispetto all'altro, perché comunque la segretezza va mantenuta anche in caso di affidamento diretto, perché il principio di concorrenza è il principio in base al quale non si devono mettere d'accordo, perché se sanno dell'esistenza l'uno dell'altro cosa succede? Ok, guarda, questa vincila te e io farò un'offerta molto più alta, la prossima me la fai vincere. Quindi attenzione a questi principi che non si ricavano così direttamente dal codice, ma sono fondamentali, la giurisprudenza è costante su questo. Quindi senza far sapere all'uno dell'esistenza dell'altro, gli dico: ok, fammi un'offerta. Primo, scrivere chiaramente che siamo nell'ambito di un affidamento diretto, perché la giurisprudenza dice che se tu fai una procedura strutturata con un avviso, con una successiva lettera di invito, magari nomini una commissione, possono avere un legittimo affidamento che sia una procedura negoziata. Allora si applicano tutte le norme sulla negoziata, anche se tu pensavi di fare l'affidamento diretto. Quindi gli devi dire: guardate, è un preventivo, non sono obbligato a assegnartelo, potrei non avere i soldi in bilancio, perché nell'indagine di mercato per affidamento diretto non devo fare la determina a contrarre, nella negoziata devo fare la determina a contrarre, quindi io non ho fatto la determina a contrarre, e non si applicano i criteri di aggiudicazione, quindi non è né un prezzo più basso né un'offerta economicamente più vantaggiosa. Sono io che, in base a criteri che posso predefinire, ma posso anche non predefinire, dirò che in base a ciò che mi dite io decido l'affidamento. L'importante è la motivazione. Come mai l'hai data a quella che ti fa pagare di più? Mi fa pagare di più, ma mi dà dei servizi accessori migliori. Mi fa pagare di più, ma inizia il primo di settembre, quell'altra iniziava il primo d'ottobre. E siccome i bambini devo mettere in aula il primo di settembre, lo do a loro. L'importante lì è la motivazione. È un affidamento diretto, non... Allora, non la devo chiamare commissione giudicatrice. Posso farmi assistere come RUP da esperti, che non ho bisogno di convocare contestualmente. Io mando i progetti a tre esperti, due esperti, gli dico: oh, che ne pensate? E loro mi dicono: è una sciocchezza questa, attenzione. Quindi non la chiamerei commissione e non le farei riunire contestualmente, gli chiederei un parere sull'aggiudicazione. Altre?
vai, materie. Intanto vi faccio una domanda così buttata là. Non rientra nel demanio accidentale. A, il demanio stradale. B, il demanio storico, archeologico, aeronautico. C, il demanio ferroviario. D, il demanio idrico. Forza. La stradale, storico, archeologico, ferroviario, idrico. Non rientra fra il demanio accidentale. Quindi cos'è qual è l'alternativa al demanio accidentale? Il demanio di due figli. Ah, i beni del patrimonio sono demaniali e del patrimonio indisponibile e del patrimonio disponibile. Tripartizione. Demanio, patrimonio indisponibile, patrimonio disponibile. Il demanio sono quelle cose che non possono essere distratte per natura dalla loro funzione pubblica, il modo. Ok? Questo ha una funzione pubblica che non consente di poterlo distrarre. I beni del patrimonio indisponibile invece sono beni che, finché sono destinati a quella funzione, hanno una funzione pubblica. Il palazzo comunale, finché è sede del comune, ha quella funzione. Quando il comune se ne va via, io lo vendo, lo affitto, faccio quello che voglio. Beni del patrimonio disponibile sono appunto quelli di cui posso disporre tranquillamente. All'interno del demanio si distingue il demanio necessario, che per natura è demaniale, quindi quel bene è sempre demaniale, e quello accidentale, cioè è demaniale se ricorrono certe condizioni, cioè in particolare se la proprietà è di un ente pubblico. Quindi fra queste cose ci potrebbero essere delle cose che non necessariamente sono di un ente pubblico. Ecco l'importanza di ridomandarsi sempre la domanda. Stradale. Le strade sono sempre di un ente pubblico? Io conosco le autostrade, conosco le statali, conosco le regionali, conosco le strade comunali, conosco le vicinali. Ci sono strade private? A casa vostra, cioè avrete un vialetto, cioè avrete la strada che va al garage, quella è privata, quindi non è demanio, è demanio non accidentale, è demanio necessario, eventuale. Storico archeologico, sono tutti beni che fanno parte di proprietà pubblica, tutte le opere pubbliche, tutte le opere archeologiche, tutte le opere storiche sono sempre di un ente pubblico? No, posso avere un quadro tranquillo, una pinacoteca privata, non fa parte del demanio. Demanio ferroviario? Le ferrovie sono solo pubbliche o ci sono anche ferrovie private? Ci sono anche ferrovie private. E quindi rimane il demanio idrico. Le acque sono pubbliche e quindi tutte le acque fanno parte del demanio necessario. E quindi necessariamente qualunque bacino d'acqua, dal mare ai fiumi, ai pozzi, alle acque sotterranee, alle piogge, sono tutte opere o comunque beni del demanio necessario. Allora, altra domanda, vai! E nel frattempo voi pensate a una materia che vi viene in mente. Alcuni suggerimenti mentre voi ci pensate. Allora, si diceva, quando si risponde ad una domanda, che sia un orale o che sia uno scritto, struttura della logica. Premessa, mai dimenticare la premessa. Quando si va direttamente alla risposta, spesso si dura poco, spesso non si dà la possibilità.